Bitcoin continua la sua super salita anche questa settimana, anzi questa settimana fa ancora di più rispetto alle precedenti e nella giornata di oggi sta facendo un super breakout dei massimi dei giorni scorsi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare la nostra consueta analisi per quanto riguarda i mercati delle criptovalute. Analisi tecnica, analisi ciclica, grafici di breve, medio e lungo periodo. Questo mensile di Bitcoin ha fatto i grandi numeri, è un mensile veramente molto forte, ragazzi, dovrebbe andare in chiusura fra una decina di giorni circa. Oggi riaggiorniamo un pochettino tutti i grafici, ma soprattutto il break della quota 53-54, che la scorsa settimana avevamo visto come la resistenza che poteva in effetti bloccare, poi in effetti ha bloccato i 55, hanno bloccato un pochettino e quindi Bitcoin è stato, diciamo, intorno ai 54.000 dollari per qualche giorno, ma oggi sembrerebbe la giornata buona per fare questo break, ragazzi. Ci avviciniamo a quelli che sono dei livelli veramente importantissimi, che sono i livelli spartiacque fra un nuovo massimo, un nuovo ATH del re delle criptovalute e probabilmente una nuova bull run alle porte. È un po' quello che ci aspettavamo da mesi ormai con questo nuovo ciclo annuale che probabilmente è iniziato tra giugno e luglio, ancora non sappiamo benissimo, ma cambia poco perché è solo un mese di differenza, quindi potremmo indicarlo come iniziato il 21 giugno o il 21 luglio, ragazzi, non cambia molto, ma questo nuovo ciclo annuale sta andando proprio nella direzione sperata, cioè quello di fare un nuovo massimo storico. Poi vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dove, come, quando e soprattutto quali target potrà avere Bitcoin se fa un massimo sopra i 65.000 dollari. Anzi, facciamo una cosa, io ve lo chiedo, ragazzi. Secondo voi, quanto può durare un'eventuale nuova bull run? Io ho già i grafici pronti, anzi vi faccio vedere questo che è il grafico, diciamo, che sta andando a monitorare un po' tutta la situazione, però non ve lo spoilero perché ve lo faccio vedere tra poco. Ragazzi, qual è il vostro target price di Bitcoin? Scrivetelo nei commenti. Va bene, ragazzi, allora prima di andare avanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, come sempre, sul canale Instagram faremo la diretta entro qualche giorno per un giveaway che abbiamo fatto la scorsa settimana sul video di Yield Up, sulla mia SeFi, che in questo momento sto utilizzando Yield Up, e vi danno 250 dollaroni se seguite quella guida, ragazzi. Quindi andate anche a vedere perché c'è ancora tempo anche per voi. Andiamo avanti subito su il grafico di Bitcoin. Iniziamo in maniera abbastanza veloce con quella che è l'analisi tecnica, poi passiamo all'analisi ciclica di quello che ci stiamo aspettando. L'analisi tecnica, ragazzi, è molto semplice. Il break dei massimi del mensile precedente, questi intorno a 53, che sono avvenuti il 6 di ottobre, sanciscono lì il rientro di Bitcoin in maniera diciamo definitiva, ecco perché già con l'incrocio di queste medie mobili aveva fatto un'inversione di breve periodo già evidente, però con questo proprio break la inversione di breve periodo e il rientro al trend rialzista diventa ufficiale, ok? Poi, da un punto di vista invece di medio, ritorneremo in trend rialzista al break dei massimi storici. Questo sempre in versione tecnicamente ufficiale, ragazzi. Ovviamente dal punto di vista operativo andare a operare col break dei massimi potrebbe risultare un po' tardivo, no? Ok, quindi diciamo che le posizioni di hold e medio periodo dovrebbero essere già dentro da un po', ragazzi. Le mie sono entrate intorno ai 47, se non sbaglio, 45-47. E questa è la situazione da un punto di vista di analisi tecnica. Questo è il livello di equilibrio dove il mercato potrebbe definire il suo massimo del ciclo mensile, cioè 57-58 mila dollari. Ora, ragazzi, c'è ancora tempo, lo vediamo tra un po' quando vediamo l'analisi ciclica per fare ancora nuovi massimi. L'ho detto proprio ieri in una analisi che ho pubblicato nella mia Academy, l'analisi della domenica, dove dicevo appunto la possibilità che il mercato si potesse spingere ancora a fare nuovi massimi.
Così è stato. Siamo un po' tirati per quanto riguarda la questione legata alla volatilità. Io sono ancora poco fiducioso che il mese di ottobre sia un mese di ipervolatilità. In questo momento sta intorno più o meno alla stessa volatilità del mese di settembre e secondo me potrebbe bastare, ragazzi. Fermo restando che trend is your friend e si segue sempre e ci mancherebbe, ragazzi. Quindi non si tagliano mai i profitti quando stanno andando. Bensì dovete imparare a tagliare le perdite, diciamo, con lo stop loss, ma non i profitti. Però un po' l'idea che il mercato possa riposare da qui a ottobre, io continuo ad averla per semplicemente analisi statistiche, ragazzi. Poi se va ancora su, ben venga, insomma, io ho delle le mie posizioni di medio e lungo, tutte long, quindi diciamo è meglio se sale. Però dal punto di vista di analisi tecnica, ragazzi, tecnicamente, giusto per un gioco di parole, ci siamo in questa fascia di prezzo. Allora, vi faccio vedere quella che era la struttura. Questa potrebbe essere una zona dove il mercato trova la sua pace per quanto riguarda il mese di ottobre e poi si vede dopo la close del ciclo mensile che vedete in close, questa è un'area, ragazzi, di close, non è un livello di prezzo, mi raccomando, ricordate la differenza, non è a livello di prezzo, ma a livello di area di close, che dovrebbe essere a momenti, ragazzi. Io l'ho indicata tra il 17 ed il 24-23 di ottobre. Secondo me questa è una buona zona temporale per assistere a una fase di non dico ribasso, ecco, quello poi vedremo, ragazzi, però sicuramente una fase di riflessione magari del mercato. Potrebbe anche scendere in quel determinato frangente, ragazzi, per fare magari un pullback se dovesse rompere altri livelli. In questo momento il pullback è più vicino rappresentato dai 53.000 dollari, quindi una cosa tipo di questo tipo qui, ragazzi. Ok, è un po', non lo so, troppo patinato secondo me. Un ingresso del genere mi risulta un po' forse troppo facile, magari per ritornare poi long. Non so se il mercato vorrà dare questi prezzi di ingresso. Questo poi lo vedremo con calma. Ovviamente ho delle posizioni di breve in flat che purtroppo nel ottobre non sono entrate, ve l'avevo già accennato. Sono poca, poca roba. Poi, tra le altre cose, ragazzi, io utilizzando sempre Prime XBT. Ho la valuta in Bitcoin, quindi è vero che non sono entrato, però sono sempre in valuta Bitcoin. Quindi, diciamo, è un pro e un contro, perché semplicemente non ho raddoppiato, ecco, lo so, ma questo è il gioco di parole. Quando i mercati vanno long, io amo utilizzare l'exchange di Prime. Anzi, ve lo faccio proprio vedere, ragazzi, perché la posizione comunque in equity del 0,2, in questo caso in BTC, che io utilizzo sempre da un annetto, sto facendo queste operazioni, è comunque in valuta Bitcoin, quindi anche se non sono entrato, vedete il mio ordine che era stato posizionato qui con una buy the dip che non è mai avvenuta, 52,6 in questa settimana. Ovviamente la buy the dip è stata spostata diverse volte, precedentemente era più bassa. Non è mai avvenuta, ragazzi. Allora, però, quando si usa Prime in questo caso, avendo l'utilizzo della valuta Bitcoin, anche se sono rimasto fuori ovviamente dalla mia operazione di trading speculativo, sono comunque in valuta Bitcoin. Quindi, in ogni caso, nelle fasi rialziste, ottimo questo tipo di broker per fare queste operazioncine di natura di speculazione, diciamo, finanziaria. Vi lascio come sempre il link in descrizione, mi date una mano. Con i ref, ragazzi, come sempre, e c'è un bonus anche per voi del meno 25% delle fee. Quindi link in descrizione chi volesse usare Prime, ragazzi. Allora, da un punto di vista di struttura, quindi siamo in una fase dove il mercato potrebbe fermarsi e respirare, sia per una questione legata alla volatilità, sia per una questione legata al fatto che ci avviciniamo, ci appropinquiamo alla questione della close del ciclo mensile. Però, ragazzi, però. Qui c'è da riflettere un pochettino di questione. Allora, tutto ciò che vi ho detto rappresenta un dato di fatto di normalità del mercato. Quindi un mercato che sale e che va verso una sua struttura di normalizzazione, poi si ferma qualche giorno, poi riparte. Questo
questo qui non è sempre vero. Allora, ragazzi, una cosa sono delle idee legate al fatto che il mercato possa andare a fare una chiusura del ciclo mensile, di solito la fa, ragazzi, ok? L'abbiamo visto anche nei precedenti cicli, anche il precedente ciclo mensile è stato molto potente la fase di chiusura. Guardate qui, addirittura è stato un ciclo ribassista. Quindi questa parte long è assolutamente ok, però ragazzi potrebbe anche, se, anche addirittura fare in 3 giorni un massimo storico e poi andare a chiudere così. Ci sono in queste fasi, ci sono tutte le chance aperte, quindi in questo momento quello che è importante non è andare a chiudere le posizioni o ad andare a shortare, addirittura peggio ancora, il mercato nella close di un ciclo mensile, perché non è così che si può andare ad operare, ragazzi, a meno che non fate operazioni velocissime di qualche ora. Allora in quel caso sì, andate a monitorare magari il mercato verso il 13, il 14, e se inizia a fare un'inversione sul time frame 5 minuti, 15 minuti, magari tentate lo short per fare un po' l'operazione di speculazione, ma ragazzi, solo speculazione per trader assolutamente advanced, che sono formati, che sanno quello che stanno facendo, ovviamente non vi do consigli finanziari. Anche perché la cosa importante non è fare lo shortino per divertirsi, ma è rientrare poi sull'eventuale rientro, quindi sulla partenza del nuovo ciclo mensile, in full long. Questo è il discorso, ragazzi. Quindi se il mercato va a fare una cosa del genere, ci dà un buon punto di ingresso, perché da qui in poi parte un nuovo ciclo mensile. E quel ciclo mensile deve andare a fare massimi storici, ragazzi. Questo è la chiave di volta. Quindi novembre, dicembre è un buon bimestre dove si può vedere un'ampia volatilità. Allora, ho delle idee chiarissime a tal riguardo, le ho esposte in Academy ieri nella mia analisi, ho spiegato tutto quello che farò da qui a dicembre per cavalcare quest'ultima onda dopo un annetto, ragazzi, che lasciatemelo dire, insomma, facciamo veramente i fuochi d'artificio, perché abbiamo cavalcato tutta questa bull run milioni di volte meglio della precedente del 2017, quindi sono assolutamente soddisfatto, e soprattutto anche di questa fase ribassista che è stata gestita nel modo veramente in un ottimo modo. Ovviamente perfezione non esiste, ragazzi, su queste cose imparate a stare sul toro e non a pretendere la perfezione. Non è il mestiere del trader e dell'investitore quello di vincere ogni scommessa, ragazzi, bensì ripararsi dai rischi, ok? Quindi, allora, questo atteggiamento che Bitcoin potrebbe avere, ragazzi, ci serve a risalire su un eventuale carro per l'ultima fase, che potrebbe essere in effetti una super bull run, cioè quella che ci aspettiamo dall'inizio di questo nuovo ciclo annuale, ragazzi, ok? Andiamo avanti a vedere ETH. Perché? Perché le altcoin in generale stanno soffrendo un po' di più rispetto al RE. Questa cosa ci sta, e ci sta anche sul fatto che il mercato in effetti, ragazzi, possa andare a tentare una nuova bull su Bitcoin e poi la finale alt season di questo ciclo dell'halving. Questo era un po' tutto quello che ci eravamo detti alla fine, ragazzi, insomma, nei video di tutto l'anno, ed in effetti sembrerebbe che il mercato stia andando verso questa direzione. Adesso sto prendendo anche la dominance per farvi vedere un rimbalzo abbastanza rilevante che c'è stato con la dominance nelle ultime 2 settimane. Però vedete, questa dominance che ancora è in questa struttura ribassista di Bitcoin non ha invertito il trend, perché lo inverte, secondo me, sopra i 50 punti percentuali. Quindi se Bitcoin arriva qui, inizia a essere una cosa strana rispetto alle nostre attese. Fin tanto che resta qui, dà anche lo spazio per poi magari andare a fare l'ultima fase di ribasso e concludere tutto questo ciclo, che è un maxi ciclo, guardate che maxi ciclo della dominance, portando alla fine, nel magari ultima fase di questa bull run, una season che, perché no, ragazzi, sarebbe estremamente ghiotta. Infatti a me interessa molto anche questa cosa, tant'è vero che sto preparando nuovi video su portafogli e quello che andrò a fare anche sulla season, perché magari ce la giochiamo, ragazzi, visto che ormai l'anno è andato molto bene, andiamoci a spingere un po' di più su queste cose. Va bene, allora andiamo a vedere ETH. Comunque anche ETH, da un punto di vista di analisi ciclica,
se ne va a indicare una chiusura del ciclo mensile il 21 di ottobre. E tra l'altro, ragazzi, ETH veramente è stato precisissimo nella struttura dei suoi cicli inferiori, perché ha fatto un 8 giorni qui e poi ha fatto un 12 giorni qui. Quindi 8 più 12 siamo a 20 giorni di ciclo mensile. È un ternario questo qui, perché è fatto in questo modo e tecnicamente dovrebbe fare questo tipo di struttura. Ora è molto lontano dai massimi storici ETH, e Bitcoin ha recuperato molto il terreno perso in precedenza, perché ETH aveva toccato, diciamo, i massimi nello scorso mensile, quello del 4, con i massimi intorno al 4 di settembre. In questo caso sembra ancora stentare. Il livello che secondo me darà un po' slancio anche ad Ethereum è questa zona qui, sopra i 3,7. Quando e se, probabilmente domani o dopodomani, il mercato potrà andare a breccare questo livello, probabilmente tenterà nuovamente di superare i massimi storici e tenterà quindi in quel caso di fare un cosiddetto triplo massimo, ragazzi, che è una figura non molto con una bassa probabilità di verificarsi. Questo significa che probabilmente andare a ritestare i massimi storici potrebbe indicare che Ethereum è pronto magari al break. Probabilmente però il testing finale, secondo me, avverrà nel prossimo ciclo mensile, quindi dopo il 20 di ottobre. Però le cripto, come sapete, ragazzi, ci spana in una settimana 30 punti e magari passa una news, anche perché vi faccio vedere quello che è una news che secondo me anche in questo caso ha molto valore, cioè la SEC ha approvato una finto tra virgolette ETF, ragazzi, sulle cripto. Non è finto, ora ve lo spiego che cos'è. Allora, ha approvato un ETF di Vault Equities che va a replicare l'andamento delle aziende coinvolte nel settore delle criptovalute, tra cui MicroStrategy, per esempio, e poi c'è anche un'azienda che fa materiale di mining, quindi Mara, qui il simbolo Nasdaq, ragazzi, che sarebbe la Marathon Digital Holdings. Queste aziende entrano in questo ETF. L'ETF investirà su le crypto stocks, ok? Quindi le aziende che sono legate al mondo cripto, l'80%, 20% è un'azione normale. Quindi in realtà questo è un ETF e che non ha dentro criptovalute, ragazzi, che okay? Ha dentro sempre delle stocks, però un po' l'esposizione verso il mercato cripto c'è, e soprattutto un po' questo atteggiamento della Federal Reserve, scusate, della SEC, che va a iniziare ad accettare questo mondo. Un po' sono state tante le parole che hanno tranquillizzato gli istituzionali. Avete visto che hanno dato il via anche le parole del presidente della Federal Reserve alla pump di Bitcoin, perché, ragazzi, istituzionali vengono tranquillizzati dal presidente della banca centrale americana, ovviamente, non certo dalla news, insomma, del giorno, ok? Quindi aspettano quelle che sono gli atteggiamenti ufficiali, soprattutto a livello politico. Quindi, da un punto di vista di news, questa news è stata, secondo me, è anche una news importante che dà ancora di più la spinta al mercato e a quello che stiamo vedendo in questo momento. Tra le altre cose, vi posto gli ultimi due grafici, di cui uno è quello legato, per esempio, al grafico settimanale che avevamo visto la volta scorsa, ragazzi, al canale discendente che è stato breccato. Ricordatevi che un canale discendente così costruito su un grafico logaritmico è semi giusto, non è per niente giusto in toto, perché tecnicamente questa retta dovrebbe essere una leggera curva, ma non è rilevantissimo in quanto non lo stiamo usando per fare trading, bensì per avere un'idea generale di come questa struttura stia andando a uscire da questa fase e quindi riprendere una sua fase rialzista. Vi faccio vedere poi quello che ritengo fondamentale, cioè il grafico delle close di natura settimanale, ragazzi, ok? Se andiamo a metterci su questo tipo di grafico, vediamo che il livello importante in close settimanale sono 60.000 dollari. Se la settimana chiude sopra i 60.000 dollari, a prescindere dalla shadow che ha fatto nei massimi storici Bitcoin, andiamo a fare ATH in close settimanale. E quindi siamo nuovamente
in trend long su tutti i fronti, quindi non c'è più questa fase di bassista, non c'è più nemmeno una fase di trading range, quindi ritorneremo in fase nettamente long. In ogni caso, ragazzi, è evidente la BC che ha invertito, diciamo, il trend ribassista e quindi ha sancito, vedete un po', la close del ciclo annuale e la ripartenza del nuovo. Vedete che qui in pratica, ragazzi, il ciclo annuale sembra aver chiuso a luglio, mentre se andiamo a guardare le candele e ci indica un minimo a giugno. Ecco la questione, insomma, che un po' ci porta fuori. Allora, ultimo grafico, proprio guardandolo veloce, questo è il grafico sempre settimanale ed è quello mio, veramente quello che seguo da un sacco di tempo, che è il grafico che mi dà la direzionalità dell'intero ciclo annuale. Ciclo annuale che, se facciamo partire da giugno, ragazzi, perché poi alla fine dobbiamo avere un'idea, un punto di partenza per fare dei calcoli e poi ci spostiamo un po' avanti, casomai, insomma, per la questione che vi ho detto prima. Questa è la struttura e porterebbe intorno alla sua fase di chiusura intorno al settembre-ottobre del 2022, ragazzi, ok? Il ciclo annuale probabilmente in questione spingerà verso i massimi storici nel suo primo semestre ed è quello che stiamo vedendo, ragazzi. Approfondiremo questo grafico in un prossimo video, quindi andate ad iscrivervi, perché da questo grafico andremo anche a indicare una probabile area di target price del ciclo annuale in questione di Bitcoin. Va bene, ragazzi, ok, per oggi è tutto, video lunghissimo, iscrivetevi al canale come sempre, così mi date un super supporto, lasciatemi mi piace e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.